Siamo sempre allo Stabile, alla presentazione della Juve Domo con il mister Cesare Prandelli. No, scusate, con il mister... Piacere, grazie. Eccolo qua, mister della squadra. E la prima domanda che le facciamo è subito se l'allenamento ovviamente è già iniziato o ancora no. Sì, abbiamo iniziato gli allenamenti a Crodo dal 5 di agosto. Per una settimana consecutiva siamo stati là, poi siamo scesi al Nosere e adesso da 3 settimane ormai ci stiamo allenando qua. E vedo che anche stasera l'allenamento prosegue con birre e tartine, perché ovviamente i giocatori hanno bisogno di sostegno e di energia. È il morale importante. Allora, il campionato inizia domenica. Presupposti per la stagione? Speriamo in una salvezza. Questa come si dice? Salvezza, se poi è tranquillo ancora meglio. Sicuramente un campionato molto difficile, con squadre attrezzate, abituate a questo tipo di campionato, quindi con un'esperienza sicuramente maggiore della nostra. Noi faremo il possibile, io da parte mia e i ragazzi da parte loro stiamo già facendo per la verità tutto quello che possiamo fare e speriamo di riuscire ad accontentare i tifosi. Una domanda un po' stupida, è una formazione preferita, un 4-4-2, un albero di Natale alla vecchio Milan o... Un 5-5-5 sarebbe l'ideale. Luca, vuoi aggiungere qualcosa? No, niente, non volevo dire proprio niente. No, no, le squadre che teme di più in questo campionato? Tutte, dalla prima all'ultima, perché... Noi siamo una neopromossa, quindi ci sono tutte le difficoltà del caso, non ultima appunto l'esperienza di affrontare un campionato del genere. Io stesso per la verità affronto per la prima volta un campionato con una prima squadra e in un girone così importante, in una categoria così importante, quindi le squadre da temere sono tutte, dalla prima all'ultima, a partire dal Borgaro che sarà domenica, che forse non è la squadra più attrezzata per poter vincere il campionato, ma per finire poi con lo Sporting Bellinzago, Borgomanero, Baveno, tutte sono da temere. Parlavamo prima con il suo presidente degli acquisti, è contento di questo calciomercato? Io sono più che contento di tutti i ragazzi che ho a disposizione, credo molto nel lavoro durante la settimana, sicuramente può essere che qualche altro intervento sul mercato venga fatto, oppure no, non è importante, io voglio lavorare al meglio con i ragazzi che ho a disposizione e che al momento mi stanno veramente soddisfacendo. Mi dicevi prima che te arrivi dalle juniores del Verbania, che esperienza porti dagli anni passati? Sì, io arrivo dal settore giovanili, prima con categorie ancora più basse, poi da 3 anni con la juniores del Verbania. La mia esperienza è sicuramente quella di un grande lavoratore, io credo veramente nel lavoro sul campo, credo nell'applicazione, credo nella costruzione di un gruppo importante che possa lavorare al 100% e portare poi alla domenica il frutto di questo lavoro. Bene, quindi noi vi auguriamo proprio un grandissimo in bocca al lupo per questo inizio stagione e chissà, magari... Quando è che finisce il campionato? Tardi. Troppo tardi quest'anno. Magari in quel periodo molto tardi ci saremmo ancora io e Luca qua davanti al mister e magari... E magari, l'importante è che ci sia io. L'affetto dei tifosi al suo arrivo com'è stato? Molto caloroso? Sì, mi fa molto piacere questa domanda perché ho avuto un'impressione straordinaria del pubblico, perché la settimana scorsa pur con una sconfitta abbastanza pesante, quantomeno dal punto di vista del risultato, è sempre stata molto vicina alla squadra, sul 3-0, sul 4-0 io ho visto i tifosi incitare i ragazzi e li hanno chiamati alla fine della partita sotto di loro per ringraziarli. Questo tifo inglese mi ha veramente colpito positivamente, sono stato veramente molto felice. Ovviamente il nostro morale non poteva essere dei migliori perché una sconfitta così pesante è anche comprensibile, ma i tifosi hanno voluto i ragazzi sotto la curva e loro sono andati volentieri a prendere gli applausi perché al di là della sconfitta comunque in campo ci sono stati e se lo meritavano davvero. Mister, noi di Ossola Sport ti auguriamo tutto il meglio per questa stagione, in bocca al lupo e grazie ancora. Grazie a voi.